Buonasera a tutti e bentornati su Parresia. Oggi presenteremo il libro di Nicola D'Elia, Giuseppe Bottai, La Germania nazista, i rapporti tra tedeschi e la politica culturale fascista, edito per la Carrocci. Prima di passare al mio collega Armando Pepe la moderazione di questo evento, vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale, mettere like e anche mettere la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti sui nostri eventi culturali su YouTube. Detto questo, do la parola al moderatore Armando Pepe. Grazie. Grazie a te Luca. Stasera presentiamo questo libro, Giuseppe Bottai e la Germania nazista, come hai detto tu, e i rapporti italo-tedeschi e la politica culturale fascista di Nicola D'Elia, uscito per Carocci Editore, l'editore romano, nel 2019. Con noi a parlarne ci sono Elisa D'Annibale, Fabrizio Amorebianco e il professor Giuseppe Parlato, nonché l'autore Nicola D'Elia. Libro molto importante su una delle personalità del fascismo più rilevanti, che ha avuto una biografia, come ricordavamo prima, scritta da Giordano Bruno Guerri, edita da Feltrinelli negli anni 70, con la prefazione di Ugoberto Alfassio Grimaldi. Giuseppe Bottai, un fascista critico, di cui poi c'è stata una riedizione soltanto di Giuseppe Bottai, e mentre Nicola D'Elia parla prevalentemente della Giuseppe Bottai, uomo di collegamento, ma anche promotore culturale degli intellettuali italiani che stavano in Germania e cercava di avere anche dei legami culturali veri e propri con i Reich. È stata una delle personalità più rilevanti del fascismo italiano. E io cederei la parola a Fabrizio Amore Bianco, prego. Grazie, grazie, ringrazio doverosamente gli organizzatori, l'autore del libro, Nicola D'Elia, per questo graditissimo invito. Il libro Giuseppe Bottai e la Germania nazista, svelo subito la conclusione del mio intervento, che è un bel libro perché ricostruisce analiticamente e filologicamente i rapporti non facili e non sempre facili da decifrare tra Bottai, anzi la cerchia Bottai e la Germania nazionalsocialista, lungo un grosso modo, ovviamente lungo poco più di un decennio, e che sono, come giustamente l'autore rileva nel suo libro, rivestono una primaria importanza per definire anche i caratteri della cultura fascista. Anche questa non facile da decifrare, anche questa con molte sfaccettature e molte personalità al suo interno, nei rapporti appunto con la Germania nazionalsocialista. Come è noto, come ampiamente noto, Giuseppe Bottai ha rivestito nel regime, durante gli anni del regime fascista, diversi incarichi ministeriali e non solo, ha attraversato praticamente tutta la vicenda del regime fascista in posizioni di primo piano, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista culturale, e ha influenzato numerosissime personalità, uomini di cultura, intellettuali, politici, giovani studenti e studiosi, ai quali le sue iniziative culturali e cultural-politiche hanno lasciato un'eredità, un lascito, una visione anche del fascismo, che poi è andata avanti negli anni. Perché è importante analizzare, poi ce lo dirà l'autore ovviamente, i rapporti tra Bottai e la Germania nazista. Dico subito che Bottai, che è uomo sia del regime ma anche del movimento, per usare la notissima definizione De Feliciana, a mio giudizio si rapporta nei confronti della Germania nazista soprattutto in un'ottica di politica interna. Attraverso il confronto con la Germania nazionalsocialista, Bottai costruisce, ridefinisce
modella, diciamo così, il suo fascismo e soprattutto il futuro del fascismo, che Bottai vede dipanarsi lungo tutto il secolo XX. Auspica, ecco, che vada avanti per tutto il secolo XX. Dicevo, uomo del movimento e uomo del regime. E dicevo, a volte, molto spesso, Bottai usa il confronto con la Germania nazionalsocialista per definire il suo fascismo, i caratteri dello Stato fascista, come lo intende, i caratteri dell'uomo nuovo fascista. Due sono i momenti, a mio giudizio, che bene l'autore ha analizzato nel suo libro, particolarmente importanti in quest'ottica. Il periodo 1933-1935, in cui è più forte la proposta della cerchia Bottai intorno ai temi del corporativismo, e la Germania da questo punto di vista è un osservato speciale del gruppo Bottai, come mondo di confronto sull'attuazione, in merito all'attuazione della carta corporativa, e l'altro momento, quello cruciale ovviamente anche per le sorti del regime fascista, è quello della Seconda Guerra Mondiale, in cui questo confronto con la Germania Bottai lo ripropone nelle vesti di ministro dell'educazione nazionale, in un'ottica che vuole essere più ampia, che vuole impattare anche sui destini della guerra. E se rimane un po' di tempo, preciserò questo concetto. Il primo momento, 1933-1935, quando cioè le sorti di un'istituzione che Bottai ha contribuito a fondare, che proprio in quel periodo è in particolare è in ascesa, cioè la Scuola di Scienze Corporative dell'Università di Pisa, studia, si confronta, analizza varie esperienze, chiamiamole economiche, dal titolo di un volume della scuola che si intitolava Nuove Esperienze Economiche, che è citato nel libro di Delia, tra cui la Germania nazionalsocialista. E questo confronto viene operato in maniera piuttosto critica attraverso alcuni degli intellettuali più noti di questa scuola e anche della cultura italiana, come Ugo Spinto, per esempio, che riserva parecchie critiche al cosiddetto corporativismo nazionalsocialista, in un'ottica generale, sto semplificando un pochino, in un'ottica in cui si vuole riaffermare, pur nella diversità, degli accenti interni alla stessa scuola corporativa pisana e all'interno più in generale della cerchia di Bottai, la superiorità del corporativismo italiano, del corporativismo fascista, rispetto a quello, a ciò che si sta tentando in Germania, soprattutto nel 1934. L'altro momento, dicevo, è quello della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, durante la Seconda Guerra Mondiale molto è cambiato rispetto al periodo 1933-1935, prima di tutto perché Bottai ora è ministro dell'educazione nazionale, in secondo luogo perché la carta corporativa sembra un po' uscita di scena dalla prospettiva del fascismo, perlomeno ha attraversato un periodo di crisi a partire proprio dal 1935, soprattutto dopo l'attuazione concreta delle corporazioni. Ecco, in questo periodo, nel periodo della guerra mondiale, il confronto con la Germania nazionalsocialista da parte di Bottai è un confronto molto fitto, sia perché Bottai è ministro dell'educazione nazionale e ha dei rapporti istituzionali dai quali non può ovviamente rifugire, si reca diverse volte in Germania, ma anche e soprattutto perché la cerchia Bottai, diciamo così, si confronta moltissimo con la Germania, alleato ingombrante dell'asse durante la Seconda Guerra Mondiale, in un'ottica soprattutto culturale. Per farla breve, come ben l'autore ha messo in evidenza nel suo libro, il gruppo Bottai stesso e gli intellettuali che lui raduna intorno alla critica fascista, la rivista che ha creato nel 1923, primato la rivista che vede la luce della primavera del 1940, insomma, gli intellettuali che ruotano intorno a Bottai usano la cultura, il tema della cultura, la carta della cultura, si illudono di utilizzare la carta della cultura in un'ottica appunto funzionale agli interessi italiani in un dopoguerra che si immaginava vittorioso, in un dopoguerra che ormai si dava per assodato, in cui le forze dell'asse, in una guerra vinta dalle forze dell'asse, la cultura, secondo Bottai, secondo il suo gruppo, veniva ritenuta uno strumento determinante per
per far cosa? Per mettere sullo stesso piano l'Italia fascista con la Germania nazionalsocialista. E questo l'autore del libro lo mette bene in evidenza, la Carta della Cultura viene, si cerca di utilizzare la Carta della Cultura per, non solo diciamo così, per far breccia negli ambienti culturali tedeschi, ma anche per permettere all'Italia di proseguire la guerra e vincere, tra virgolette, il dopoguerra, su un piano di sostanziale parità con la Germania. A un certo punto, nella seconda parte, nella parte, diciamo, più critica del conflitto, quando ormai le forze dell'asse sono in crisi, qualcuno negli ambienti culturali bottaiani, chiamiamoli così, si illude, e forse anche lo stesso Bottai, di sopperire con la forza della cultura alla deficienza delle armi. Visto che i tedeschi sono più forti di noi, ormai sono il partner superiore dell'asse, comandano loro, dopo la sconfitta in Grecia, la guerra la conducono loro, noi dobbiamo sopperire in un'altra maniera. A noi questa impostazione sembra folle, ma quest'idea per cui la cultura doveva, secondo Bottai, secondo la cerchia che si radunava intorno all'intellettuale romano, sopperire o comunque fungere da strumento di potenza anche per l'Italia, in un'ottica non solo militare, ma evidentemente politica, va moltissimo sulla rivista Primato, che è un'operazione, come sottolinea giustamente D'Elia, in parte riuscita. Tutt'altro che uno strumento di traghettamento di intellettuali dal fascismo al dopofascismo, al postfascismo, ma uno strumento che raduna intorno al fascismo, rivitalizza il consenso degli intellettuali intorno al fascismo nel momento in cui scoppia la guerra mondiale, nel momento in cui l'Italia sta per entrare nella seconda guerra mondiale. Chiudo i minuti che mi sono assegnati con una notazione decisiva. Cosa pensa Bottai della Germania? Il rapporto di Bottai della Germania, come l'autore mette bene in rilievo, è un rapporto difficile, critico, ambiguo, a tratti tortuoso, non sempre chiaro, in cui si mescolano elogi, un qualche complesso di inferiorità, ma soprattutto, e questo riguarda soprattutto il periodo della seconda guerra del conflitto mondiale, la volontà di distinguersi, di mettere dei paletti, di delimitare le rispettive sfere di influenza culturale, che per Bottai volevano dire sfere di influenza politiche, in previsione, come dicevo prima, del dopoguerra. Badate bene, questo era il discorso che faceva Bottai, che quando i tedeschi vinceranno la guerra, noi dobbiamo aver ben già chiarito quali sono le nostre sfere di influenza, dobbiamo agire su un piano di parità con loro, dobbiamo dimostrare che la cultura, D'Elia insiste moltissimo sui concetti di romanità e di germanesimo, che la cultura di Roma, bene o male, ha pari dignità con quello che si dice a Berlino. E concetti questi che a Mussolini interessavano poco, questo, soprattutto durante i mesi del conflitto, durante gli anni della guerra, interessavano invece molto di più i tedeschi, che guardavano con molto sospetto questi accenti. D'Elia puntualmente riporta alcuni passaggi critici dell'entourage politico-culturale tedesco, quando Bottai, dei discorsi di Bottai e degli articoli pubblicati sulle riviste bottaiane, in cui si cercava sottilmente di delimitare la differenza tra Roma e Berlino sul piano culturale, proprio perché si guardava, si interpretava questo tentativo come un tentativo di distinguersi da parte dell'alleato italiano nei confronti dell'alleato tedesco, in previsione anche del dopoguerra. Ecco, vedo che il mio tempo è concluso, lascio la parola agli altri relatori e ringrazio. Grazie a te. La parola la diamo ad Elisa D'Annibale, il suo intervento, prego. Mi sentite? Benissimo, bene. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare per l'invito. Visto che immaginavo che ci sarebbe stato un commento e una descrizione del libro, volevo approfittare della presenza dell'autore, di Nicola D'Elia, per in realtà
porre due, più che domande, diciamo due curiosità archivistiche, ecco, visto che tutto quanto il libro è pieno di documenti inediti e molto interessanti, ecco. E la prima riguardava, questa mia prima curiosità riguardava il ruolo di Bottai nella gestione degli istituti culturali italiani in Germania, ovviamente prima della sua, diciamo, di ricoprire il ruolo di ministro dell'educazione nazionale. Mi interessava questo aspetto perché a me è capitato per i miei studi di incontrare Bottai in relazione al Petrarca House di Colonia, che era appunto un istituto culturale italiano nato a Colonia durante, diciamo, gli ultimi anni della Repubblica di Weimar, ma che riuscì in qualche modo a resistere durante il regime nazionalsocialista. E è interessante perché Bottai in questa microstoria, perché il Petrarca House purtroppo non è ampiamente studiato, Bottai rappresentò un vero e proprio punto di riferimento per diciamo, il processo di politicizzazione delle attività dell'istituto. Difatti venne invitato proprio nel 1933, dunque nell'anno cruciale dell'ascesa al potere di Hitler, per inaugurare con una sua prolusione il Dipartimento di Studi Corporativi del Petrarca House. Questa sua prolusione venne pubblicata poi subito dopo questo suo intervento in forma di volumetto per ovviamente la collana dell'istituto e divenne, diciamo, un vero e proprio cavallo di battaglia per l'azione propagandistica a Colonia. Anche all'Università di Colonia venne ampiamente diffuso, tanto che Bottai nell'arco di due anni, praticamente 33-34, diciamo prima della questione austriaca, venne invitato più volte a Colonia, sia all'istituto sia all'università, con la quale ovviamente l'istituto andava a collaborare. Dunque, quello che vorrei sapere è se ci sono nell'archivio Bottai dei documenti inerenti a ruolo di Bottai negli istituti di cultura italiana, ovviamente negli anni 33-34, e se ci sono stati altri interventi di questo tipo. Ad esempio, mi viene in mente un altro istituto che era la Società Italo-Tedesca di Colonia, dunque non nell'ambito, diciamo, pubblicistico, dunque di critica fascista che è già stata nominata, e dall'ambito politico, quindi nulla a che fare con la partecipazione a Norimberga, ma proprio nella gestione pratica di questi istituti che per il regime dovevano rappresentare una sorta di ponte propagandistico con la Germania. Passo subito alla seconda curiosità, facendo un passo, diciamo, parecchio avanti negli anni, sino in sostanza all'accordo culturale, dunque nel novembre del 38. La vicenda dell'accordo culturale è stato ricostruito dalla storiografia sotto vari punti di vista e da vari autori, ma diciamo che almeno per quanto mi riguarda ho riscontrato ancora dei punti di ombra, soprattutto nella gestione delle trattative e nei vari step che portarono poi alla firma ritardata per giunta proprio a causa di Bottai. Ora ci arrivo subito, nel novembre del 38. Dunque, volevo sapere proprio il ruolo di Bottai nell'accordo culturale, nella trattativa, diciamo, dell'accordo culturale, andando oltre la questione dai toni decisamente negativi che l'ho visto protagonista. Mi riferisco ovviamente alla vicenda che Delia descrive molto bene, dunque dell'accusa da parte tedesca delle origini ebraiche di Bottai. Quindi volevo sapere se nell'archivio ci sono dei documenti che vanno a spiegare, o anche soltanto che rendono un po' più chiaro il suo ruolo, sia nelle trattative, sia soprattutto in relazione alla sostituzione di Giuseppe Gabetti, che era stato chiamato nei primi mesi, diciamo, dell'inizio delle trattative come esperto. Era un germanista, docente all'Università di Roma e direttore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici a Roma, dunque come esperto di Germania, con la figura di Guido Manacorda. Questo fu una sostituzione molto importante perché significò la scelta, diciamo, di una linea molto più politicamente orientata rispetto a quella moderata di Gabetti. Diciamo che Manacorda poteva essere considerato fuorché moderato, tant'è che viene spesso definito come un ambasciatore non ufficiale di Mussolini in Germania. E quindi è interessante capire il ruolo di Bottai, visto che Bottai era amico di Manacorda, e la sostituzione di Gabetti con Manacorda allarmò molto l'intellettuale italiano. Io faccio un esempio e poi io in realtà vado a chiudere, così lascio spazio perché vorrei inserirmi dopo. Un esempio su tutti, Chris Teller,
nel maggio del 37, scrive a Gentile dicendogli proprio: sono molto preoccupato della questione dell'accordo culturale che ora è finito nelle mani di M, sarebbe Manacorta. Questo perché Christeller, diciamo, la preoccupazione di Christeller era che questa scelta, che non si sa effettivamente chi operò questa scelta, poteva andare a avere ricadute molto importanti e tragiche, soprattutto sugli esuli tedeschi in Italia, che ricordiamo al periodo fascista erano una comunità, diciamo, importante, e soprattutto c'erano studiosi di un certo rilievo. Ovviamente poi la vicenda si concluse tragicamente, però ecco, volevo sapere il ruolo di Bottai in questa sostituzione tra i due germanisti. Io concludo e nel caso poi mi riprendo quel minutino per inserirmi. Grazie Lisa. La parola al professore Parlato. Prego, professore. Grazie Pepe, grazie ovviamente agli organizzatori per questo invito. Il tema, come abbiamo visto e come si è visto già dai due interventi precedenti, è un tema estremamente stimolante, estremamente complesso, e merito ovviamente l'autore per avere costruito un'opera convincente, un'opera persuasiva, un'opera, diciamo, un lavoro non facile, una ricerca non facile per i motivi che in parte sono stati già detti. Quello che appare, a mio avviso, di nuovo, di molto originale nel lavoro di Delia è un po' l'idea del progetto totalitario di Bottai. Ora, su questo io adesso non voglio entrare in un dibattito storiografico che è antico ed è anche stato molto, molto combattuto, molto, molto vivace, molto vivacemente, sul fatto se il fascismo si possa o meno considerare totalitarismo. Questo è un tema che io lascerei da parte, credo che non sia inerente a questo incontro. Però che Bottai avesse invece un progetto totalitario, avesse intanto un progetto nel fascismo, questo è un fatto che lo distingue da quasi tutti gli altri grandi gerarchi del regime. Io credo, mi sono fatto quest'idea, che forse un'altra persona che aveva un progetto di carattere politico complessivo sul fascismo, che aveva una sua idea specifica di fascismo, fosse il mondo Rossoni per quanto riguarda il mondo sindacale. Probabilmente ci potesse essere anche un'idea, almeno per qualche periodo, di Farinacci, ma altre persone che abbiano avuto un'idea di fascismo organica, complessa e lineare in qualche modo, anche se complessa, non ce ne sono stati. Bottai però sì. E questa idea nasce sicuramente in parte anche dalla sua formazione di sinistra mazziniana, di personaggio legato a un certo mondo risorgimentale, di sinistra risorgimentale, che lo ha connotato in gioventù. Ma il fascismo, l'incontro con il fascismo, è la grande occasione per imprimere alla società italiana una svolta rivoluzionaria. E questo dal libro di Delia, a mio avviso, viene fuori molto bene. Una svolta, un progetto per creare un fascismo rivoluzionario. Cioè, in sostanza, Bottai, quello che dice attraverso le colonne di critica fascista, pensiamo al dibattito di cui dà conto molto puntualmente, anche molto efficacemente, Delia nel libro, il dibattito che viene sostenuto sul sindacato e sulla corporazione da critica fascista, beh, insomma, in sostanza Bottai dice questo: se vogliamo fare del fascismo un fenomeno conservatore e di continuità con lo Stato liberale, non serve una rivoluzione. Se dobbiamo fare una rivoluzione, se quella che è stata fatta il 28 ottobre è una rivoluzione, questa deve essere riempita di contenuti. E questi contenuti sono quelli che lui vede nel nuovo fascismo rivoluzionario, nella liquidazione della classe dirigente liberale, nell'imprimere al fascismo una svolta rivoluzionaria, non solo di diciamo restaurazione di un ordine formale, ma di un nuovo ordine. Qui adesso è chiaro che la parola ha significati anche diversi per quanto riguarda qualche anno successivo. E l'economia per Bottai è fondamentale, perché l'economia sarà il grimaldello che fa saltare la società borghese. In questo, devo dire, Bottai è estremamente lucido, e ovviamente parlando di economia ci viene subito fatto pensare, e ne parla ovviamente Delia
molto lungamente anche del rapporto con il filosofo Cospirito, che ancorché filosofo ritiene che l'economia sia proprio quel grimaldello che fa saltare le basi della società liberale. Ora, se noi vediamo come, a mio avviso, imposta De Lia il discorso, da questa ottica il ruolo di Bottai, noi diamo una luce diversa alla Carta del Lavoro rispetto a quella che, per esempio, hanno pensato altri personaggi come Augusto Turati, tanto per fare un nome. E vediamo anche il rapporto, e qui De Lia lo vede come focus del suo libro, il rapporto con la Germania nazionalsocialista. Al di là dei momenti iniziali di perplessità nei confronti di Hitler, nei confronti del partito nazista, a un certo punto da parte di Bottai e da parte anche di critica fascista, cita De Lia giustamente la svolta, diciamo, del 25 luglio, che non è il 25 luglio del 43 ovviamente, ma è quello del 34, dove è ben diverso, e c'è in effetti Da Silva che su critica fascista prende da posizioni, diciamo, partendo da posizioni nettamente contrarie al nazionalsocialismo, a un certo punto vede il nazionalsocialismo come un utile apporto anche per il fascismo italiano. Certo, in quel momento il rapporto tra i due movimenti è quello del fascismo maestro e del nazismo allievo, ovviamente, ma lo vede come utile supporto per un allargamento a livello europeo del problema della crisi, della fine del sistema liberale. Devo dire che adesso ci sarebbero tante altre cose da dire da questo punto di vista, ma se noi pensiamo alla avversione al liberalismo che ha avuto Spirito, e se pensiamo anche alle ragioni di guerra rivoluzionaria del famoso libro di Ugo Spirito, che tra l'altro faccio una piccola pubblicità, l'edizione Luni sta ristampando, dovrebbe uscire tra poco in una nuova edizione che riprende in buona misura quella precedente pubblicata dalla Fondazione Spirito molti anni fa. Era rimasto un inedito nell'archivio della Fondazione Spirito il testo di guerra rivoluzionaria. Beh, guerra rivoluzionaria è un manifesto della guerra che si sta per combattere, o che già in qualche modo si è cominciato a combattere, diciamo la gestazione non di guerra rivoluzionaria, ma dell'ambiente che poi porterà a guerra rivoluzionaria, comincia evidentemente nel 39, quando l'Italia è ancora in fase di non belligeranza. E qui troviamo anche la chiave, a mio avviso, interpretativa per la vexatissima questione del l'antisemitismo e della politica razziale di Bottai, perché è proprio Spirito a dire, ma riprende cose che già Bottai ha detto e sicuramente pensato, che il problema degli ebrei, al di là della questione razziale, è un problema di carattere culturale e di carattere di costruzione di una società nuova. Cioè l'antisemitismo, e lo dice più o meno con queste parole l'autore, è uno dei momenti della polemica antiborghese. Noi teniamo presente che Bottai fallisce in qualche modo sul corporativismo perché Mussolini non gli dà corda, perché a un certo punto lo liquida dal Ministero delle Corporazioni. E il progetto corporativo che Bottai aveva in mente ne risulta in qualche modo bloccato, interrotto. Poi c'è la polemica antiborghese, che noi sappiamo Mussolini declina in chiave più di costume che in chiave economico-sociale. Ecco, Bottai riprende questi temi e attraverso la guerra rivoluzionaria, attraverso la guerra del 1940, attraverso il rapporto con la Germania, attraverso la polemica antisemita, ritiene che questi elementi possano costituire una ripresa di quel suo progetto totalitario che aveva dovuto necessariamente riporre nel cassetto perché Mussolini non gliel'aveva concesso. In realtà anche questa volta per Bottai succede la stessa cosa, perché rispetto a guerra rivoluzionaria, mi riferisco al libro di Spirito, sappiamo che mentre Mussolini all'inizio del 40 ne era in qualche modo, era entusiasta del progetto, nel 41 quando Spirito gli porta il testo, nonostante i buoni uffici di Bottai, anche in questo caso Mussolini non dà seguito a questo progetto. Perché questo? Per quasi concludere, insomma, per arrivarmi alla conclusione, c'è una distinzione, direi, sostanziale tra l'atteggiamento politico di Mussolini e l'atteggiamento politico di Bottai. Mussolini considera
i vari aspetti che noi abbiamo visto finora, dal corporativismo alla guerra rivoluzionaria, al problema della fine della società liberale, a mio avviso anche dello stesso antisemitismo, come momenti strumentali di una sua politica. E cioè in certi momenti queste cose funzionano, in altri momenti, secondo l'intuito infallibile del capo, queste cose non funzionano più. E Mussolini le rimette nel cassetto. Mentre invece Bottai ha una linearità di fondo che, nonostante diciamo, i momenti di frizione con Mussolini o di allontanamento da Mussolini, rimangono. Devo dire che ho notato con un certo stupore che commentando la corrispondenza repubblicana di Mussolini degli anni della Repubblica Sociale, mi pare nel dicembre del 1944, Bottai dica che è efficace ed è diciamo efficace e puntuale come sempre. Quindi il riconoscimento, diciamo, dopo l'allontanamento da Mussolini, dopo tutta la sua revisione del progetto del progetto totalitario, riconosce ancora questo ruolo di Mussolini. Progetto totalitario, e qui concludo, che si interrompe, si conclude, per meglio dire, per Bottai, nel rapporto con Don Giuseppe De Luca. Don Giuseppe De Luca è quello che converte sia Bottai che Riccardo Del Giudice al cristianesimo, e qui Bottai, coerentemente con il suo pensiero, scopre un altro assoluto che non è più il fascismo, e di fronte a questo assoluto si adegua, si indirizza verso questo nuovo assoluto, che è quello cristiano, e se ne vedranno gli effetti in ABC dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli ultimissimi anni dell'attività politica di Bottai. Tutto questo il libro di Delia mi ha suggerito, mi ha portato a dire, e devo dire che questo libro, sia per la precisione documentaria, sia per l'organizzazione del lavoro, sia per la plausibilità e la persuasione che dà delle sue tesi, è un libro significativo ed è sicuramente una delle cose migliori, se non a questo punto la cosa migliore, finora uscita sul gerarca e sullo statista fascista. Grazie. Grazie professore. Possiamo presentarlo anche qui, il libro di Ugo Spirito, volendo, insomma, se lei ritiene. Dicevo, tra l'altro, la ringrazio, tra l'altro è uscita anche una prima edizione di tutta la corrispondenza repubblicana di Mussolini, per questo facevo riferimento a questa cosa, è uscita a fine luglio di quest'anno, e quindi anche questo fa parte di un documento che può essere utile a discutere. Comunque sì, smetto di fare pubblicità, insomma. Grazie. Allora, Nicola, trae le prime conclusioni, insomma. Io intanto ringrazio Parresia per l'invito a presentare il mio volume, e ovviamente ringrazio anche i relatori, diciamo, che mi hanno, pur non conoscendomi di persona, mi hanno fatto l'onore di discuterlo con considerazioni assolutamente lusinghiere. Quindi diciamo che io a questo punto passerei subito a rispondere alle questioni che mi ha posto Elisa, e le dico che purtroppo io non sono riuscito a trovare dei documenti nell'archivio Bottai che si riferissero ai suoi rapporti con il Petrarca Haus. Avevo anche chiesto informazioni in Germania sulla possibilità che ci potessero essere dei documenti presso l'archivio di Erwin von Beckerath, che era in contatto con Bottai. Sarebbe stato assai utile se qualcosa fosse venuto fuori, ma purtroppo mi hanno detto che non si conservava nulla. Tra l'altro Bottai era di casa a Colonia, fu insignito anche di un titolo di dottore honoris causa nel 1938, proprio su iniziativa di Erwin von Beckerath. Si può tentare a questo punto approfondire, per sviluppare ulteriormente il discorso, si può tentare di vedere se c'è qualcosa presso l'Università di Colonia.
diciamo, si può fare un tentativo. Per quanto riguarda la seconda questione relativa al, diciamo, al ruolo di Bottai negli, dell'accordo culturale italo-tedesco del novembre del 38, gli unici documenti che io sono riuscito a trovare sono quelli che ho citato nel testo, diciamo, e si tratta di documenti reperiti in archivi tedeschi a Berlino. Purtroppo anche da questo punto di vista l'archivio della Fondazione Mondadori, dove sono conservate le carte Bottai, non mi ha dato purtroppo nessuna, diciamo, nessun elemento utile. Certo, la questione della sostituzione di Guido Manacorta al posto di Gabetti è sicuramente rilevante, perché Manacorta era stato un po' l'architetto del riavvicinamento italo-tedesco dopo diciamo, la fase di notevole tensione che c'era stata fra il 34 e il 35, perché Manacorta aveva incontrato Hitler diverse volte, era stato in udienza da Hitler diverse volte e quindi aveva contribuito notevolmente a, diciamo, a raffreddare le tensioni che si erano prodotte tra i due regimi. Però anche in questo caso le lettere di Manacorta che sono conservate presso la Fondazione Mondadori, presso il Fondo Bottai della Fondazione Mondadori, purtroppo non contengono riferimenti a questa importante situazione, a questo importante evento, e quindi purtroppo alcuni importanti elementi di valutazione ci mancano. E ovviamente ci sono altri fondi archivistici che possono essere utilmente utilizzati e sondati, penso per esempio a quelli dell'Archivio Centrale dello Stato, essendo stato Bottai due volte ministro, è chiaro che lì ci potrebbe essere del materiale che fa riferimento a queste, anche a queste situazioni. Però allo stato io non ho purtroppo indicazioni precise da poter dare su questo punto. Poi per il resto credo che sia Fabrizio, sia il professor Parlato abbiano messo in evidenza i punti cruciali del lavoro. Io posso semplicemente dire che diciamo, sono partito dalla domanda del perché Bottai aveva deciso di appoggiare in maniera così, così convinta l'alleanza italo-tedesca. Ben sapendo che lui non era un ammiratore del nazionalsocialismo e ciò nonostante durante gli anni dell'asse si era impegnato diciamo, notevolmente per contribuire a rafforzare le relazioni culturali tra Italia e Germania. Quindi mi ero posto il problema se lo avesse fatto semplicemente per opportunismo, perché ovviamente se non si fosse comportato così sarebbe stato tagliato fuori, oppure se ci potevano essere invece altre ragioni più, diciamo, più politiche. E la stessa domanda si pone per la sua diciamo, adesione all'antisemitismo, come anche professor Parlato prima aveva sottolineato. Bottai è uno dei più zelanti sostenitori delle leggi razziali, le applica con assoluta determinazione nel mondo della scuola e dell'università, però prima del 38 non si era mai pronunciato a favore di una politica antisemita. Quindi anche in questo caso ci si chiede perché diciamo, c'è stata questa svolta così apparentemente così clamorosa. Ecco, io per cercare di
di rispondere a queste domande, ho tentato di ricostruire un po' diciamo, le posizioni di Bottai e del suo gruppo e del suo entourage, non meno importante, sul nazionalsocialismo. E partendo dall'inizio, partendo già dai primi interventi di critica fascista relativi al putsch di Hitleriano di Monaco del 1938, fino ad arrivare al crollo del regime nell'estate del 1943. Quindi, diciamo, l'immagine del nazionalsocialismo nel gruppo bottaiano è un'immagine molto, molto frastagliata, molto variegata, diciamo, questo per diverse ragioni. Diciamo, c'è una diversa sensibilità dei singoli commentatori, che non tutti la pensano allo stesso modo. C'è un'ambivalenza dello stesso movimento hitleriano che si presenta con caratteristiche contraddittorie. C'è la notevolezza anche dei rapporti tra fascismo e nazismo nel corso del tempo. Nel nazionalsocialismo ci sono degli elementi che suscitano timore e avversione. Pensiamo al pangermanesimo che minaccia direttamente le terre italiane e gli interessi territoriali italiani. Pensiamo a un'idea di nazione a base naturalistica, a base razzistica, che urta, diciamo, la sensibilità degli esponenti fascisti in quella fase. E pensiamo anche alla politica religiosa del Terzo Reich, che favorisce la fioritura di movimenti anticristiani, il neopaganesimo. Ecco, quindi questi sono tutti elementi che vengono visti con avversione e con timore dai commentatori del gruppo bottaiano. Però c'è un altro elemento del nazionalsocialismo, c'è un'altra componente molto forte che invece suscita interesse e simpatia. E questa componente è la componente antiborghese, antiindividualistica, un complesso di valori, una Weltanschauung, diciamo, radicalmente contrapposta a quella del mondo dei paesi occidentali, dei paesi liberal democratici. Questa immagine del nazionalsocialismo come elemento antiborghese, come movimento antiborghese, acquista sempre più peso nella valutazione del gruppo bottaiano, soprattutto sul finire degli anni 30. Il professor Pallato ricordava la campagna antiborghese, appunto. C'è da dire che in quello stesso periodo Bottai nei suoi diari saluta con grande soddisfazione il patto nazi-sovietico del 23 agosto 1939, perché lo considera un accordo, un qualcosa che apre una prospettiva di intesa tra le nazioni rivoluzionarie, Italia, Germania e Unione Sovietica, contro le potenze capitalistiche. Quindi ecco che siamo arrivati al punto di partenza, perché Bottai decide, pur essendo un avversario, un non simpatizzante del nazionalsocialismo, decide di abbracciare la politica dell'asse, perché è convinto che, e lo dice esplicitamente, che i veri nemici del fascismo sono le democrazie occidentali. Ecco, e l'asse è lo strumento per una politica a livello internazionale che toglie di mezzo, che distrugge i principi su cui era stato costruito l'ordine di Versailles. Ecco, questo è l'obiettivo, che è la missione che Bottai affida all'asse Roma-Berlino.
quello di sostanzialmente di creare una nuova civiltà che sia radicalmente alternativa a quella fondata sui valori liberal-democratici. E io a questo punto mi fermerei qui e vi ricevo la parola. Grazie Nicola, allora diamo diritto di replica, insomma la replica, lo stesso intervento, lo stesso ordine di interventi del primo giro. Fabrizio Morebianco, Elisa D'Annibale e il professore Barlato. Prego Fabrizio. Grazie. No, io riparto proprio da dove ha chiuso Nicola, insomma, e da dove è partito anche il professor Barlato. Cioè, sì, in effetti, cioè, Bottai nella Germania vede ovviamente uno dei paesi, la Germania nazionalsocialista, vede uno dei paesi, insieme per certi versi anche all'Unione Sovietica, l'interesse per l'Unione Sovietica negli anni d'oro, diciamo, della scuola pisana è noto, insomma, no? Di quei paesi in cui si può fare, accanto ai quali, oppure in confronto con i quali si può fare la rivoluzione. In un rapporto dialettico, anche di diffidenza, perché questo mi pare, cioè, questo, la diffidenza, la paura anche per la Germania. Questo traspare molto, non solo nei rapporti politici della classe dirigente fascista, soprattutto nella seconda metà degli anni 30, ma anche negli scritti. Insomma, all'inizio forse non si capisce nemmeno tanto della cultura tedesca, c'è questa impressione. Certo, ribadisco, bene ha detto il professor Barlato, ci sono alcuni punti fermi in questo confronto con la Germania. Il primo è l'avversione radicale verso la civiltà liberale. Su questo non è. Il nemico comune della Germania nazionalsocialista, se vogliamo anche dell'Unione Sovietica, del regime fascista, è la civiltà liberale e tutti i suoi istituti dal punto di vista culturale, politico, istituzionale. Il secondo, l'utilizzo della carta corporativa. La carta corporativa è uno degli strumenti sul terreno dell'economia e non solo per realizzare la rivoluzione, soprattutto intorno alla metà degli anni 30, ma poi viene ripreso in un'ottica, chiamiamola così, anche imperiale, nelle discussioni che fioriscono sulle riviste bottaiane durante la guerra mondiale. L'altro punto, il tema dell'uomo nuovo. E qui, bene ha detto il professor Parlato, insomma anche Nicola D'Elia, cioè, qui la politica antisemita è uno strumento, è una carta sulla quale è un carro sul quale Bottai salta immediatamente, anzi prima, prima degli altri, per non solo per opportunismo, cioè l'opportunismo c'è, ma è un opportunismo inteso in questo senso. Ci vedo nella carta, nella politica antisemita, lo strumento per rilanciare il tema dell'uomo nuovo, per rilanciare il tema della rivoluzione, per far piazza pulita di tutti gli istituti liberali da un punto di vista prima di tutto spirituale, tra virgolette, e ci salto subito sopra. E ci salto sopra alla testa del Ministero dell'Educazione Nazionale, quindi ho gli strumenti per saltarci sopra e per attuare fin da subito, in maniera, come è noto, radicale, noto anche l'impressione che fa all'interno del Gran Consiglio, tra gli altri gerarchi, insomma, la radicalità della posizione di Bottai su questo problema, su questo tema. E poi l'altro tema è il tema dello Stato nuovo, dello Stato totalitario, della rivoluzione. È vero, Bottai è l'unico, probabilmente insieme ad altri così, ma è quello che ha più la coscienza, dal suo punto di vista ovviamente, quindi da un punto di vista di un fascista autenticamente tale, non di un fascista liberale, eccetera, eccetera, di un fascista autenticamente tale, dell'importanza dello Stato nuovo, di creare istituzioni, istituti nuovi sul terreno anche dell'economia, e di giocare sul tema della cultura. Ecco, questo mi pare l'ultimo aspetto da sottolineare, l'importanza di Bottai, che Bottai assegna alla cultura intesa come politica, forse, l'identificazione tra cultura e politica che c'è sempre in Bottai, e di qui anche il suo impegno come organizzatore culturale, incessante organizzatore culturale, volto alla costruzione dell'uomo e dello Stato. Grazie Fabrizio, mi riallaccio a te, scusa, dice la sua concezione della scuola, che Bottai teneva la concezione, che ha fatto la scuola media, ma anche come protezione del mondo culturale, il fatto
la non esportabilità delle opere d'arte grazie al decreto Bottai, 40 se non sbaglio, se non previo parere favorevole ai funzionari delle belle arti, che all'epoca patrimonio artistico italiano veniva venduto a piene mani ai collezionisti americani. Prego Elisa Del Nibale. Eccomi. Innanzitutto grazie per le risposte, ecco, e mi riallaccio soltanto una piccola cosa su Cantimori, ecco. Visto che giustamente nel libro viene scritto che non si possono provare effettivamente una relazione diretta tra Bottai e Cantimori, volevo sapere se, leggendo te Nicola, che sei certamente esperto sia di Cantimori che di Bottai, se leggendo gli scritti di Bottai o anche soltanto vedendo l'atteggiamento di Bottai nei confronti della Germania, hai trovato un'assonanza magari su alcuni temi. Cioè quella fascinazione di Cantimori per il nazionalsocialismo, quello rivoluzionario, che si intende quello dei fratelli Strasser, del Fronte Nero, cui Cantimori era molto legato e appunto affascinato da quel mondo, in Bottai hai riscontrato un atteggiamento simile, magari in una fase della sua attività politica, intellettuale, quindi insomma mi interessava questo, che mi riallaccio infatti al tuo altro libro su Cantimori che ho sentito prima che presenterete, dunque faccio un mi interessava sapere questo passaggio, ecco. Grazie Elisa, diamo la parola di nuovo al professore Parlato. Direi che tutto quello che si doveva dire è stato detto, volevo solo fare due piccole note, anzi tre. Uno sulla scuola, oltre alle cose che ha ricordato l'amico Pepe, c'è anche la scuola media unica, che in realtà poi l'Italia reintroduce nel 1962 col centrosinistra, e curiosamente con i due stessi tecnici della scuola che avevano realizzato quella di Bottai, e cioè Padellaro e l'altro, insomma, il pedagogista con quale spirito dirigeva la sua rivista. L'altro appunto era quello sull'altro punto, l'altra questione Codignola, era quella per caso. Codignola. Mi verrà in mente, adesso più ci penso più mi viene in mente Fontanelli, ma non è Fontanelli, però è un nome simile, ma evidentemente l'età fa dei brutti scherzi a un certo punto. Fratello di Volpicelli. Volpicelli, bravo. Ecco, bravo Fabrizio. Esattamente Volpicelli. Erano i due che poi il governo di centrosinistra ha chiamato, dice adesso rifate la riforma Bottai, la riforma della media unica, così come avete fatto con Bottai. L'alleanza con la Russia, è significativo. Ottimo il riferimento che ha fatto D'Elia a questa vicenda, perché in effetti Mussolini, lo sappiamo, ne ha scritto anche Amore Bianco nel suo libro, il secondo, sull'Ordine Nuovo, quando parlava delle pubblicazioni, degli articoli che erano usciti su gerarchia a favore dell'alleanza, cioè di un atteggiamento diverso, c'era stato Chilanti, c'erano stati altri nei confronti della Russia. Nel diario di Bottai c'è a un certo punto in una data del 1940, nel 39, scusate, in cui Bottai va da Mussolini tutto contento, gli fa vedere che ha visto, apprezzato un articolo, e Mussolini dice: io l'ho fatto questo articolo in realtà per ricordare che con la Russia noi avevamo una primogenitura, nel senso che siamo stati noi a riconoscere la Russia, adesso la Germania è arrivata. E non capisce che c'è un elemento che è diverso rispetto a quello che lui pensa. Se ne accorgerà poi più avanti, nel 40, quando arriva il discorso di spirito, e Mussolini gli dirà: della Russia dobbiamo sostanzialmente avere paura. E lì Bottai non comprende. Un'altra cosa che a mio avviso Bottai non comprende è l'esito di questo mondo di cultura fascista che cerca di andare verso l'asse, verso la Germania. E sono i due convegni dell'Istituto Fascista di Cultura del 42 e del 43, quella sull'idea d'Europa e quella sul piano economico. E in tutte e due queste circostanze
le persone, gli intellettuali, che difendono di più il discorso dell'asse, la necessità che la Germania in qualche modo, che l'Italia in qualche modo si affianchi al discorso dell'asse, sono quelli che poi diventeranno esponenti del Partito Comunista di lì a poco. Cioè è una visione che ormai ha superato il discorso dell'asse e della Germania, resta il discorso rivoluzionario, ma il soggetto non è più Berlino, ma è Mosca. Di questo Spirito si accorge, infatti in quell'occasione Spirito prende una posizione durissima contro coloro i quali, c'è Pietra per esempio e altri, che sostengono invece di continuare, cioè che lo spazio geopolitico dell'Italia non è quello del Mediterraneo, bensì è quello del Nord Europa. E Spirito lo capisce, Bottai fino a quel momento non lo comprende. E mi pare in una nota, adesso vado a memoria, l'autore mi deve scusare, però mi pare che addirittura dopo il 25 luglio Bottai in qualche modo ancora insista sulla necessità di un'alleanza con la Russia e con i paesi giovani contro i paesi capitalistici a cui faceva riferimento prima Delia. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, può scriverlo in chat oppure prendere la parola direttamente dicendo, facendo insomma un cenno. Prego Nicola, se vuoi intervenire di nuovo. Ricordiamo che noi avremo di nuovo ospite graditissimo Nicola Delio per un evento su Dario Cantimori che si inserisce in ambito del nostro ciclo Storici e Filologi. Anche il prossimo evento che organizziamo, che sarà tra pochi giorni, il 7 settembre, su Natalino Sapegno, farà parte di questo ciclo Storici e Filologi. Quindi avremo di nuovo Nicola Delia il 13 novembre insieme a Patrizia Chiantera Stutte per parlare di Cantimori. Quindi potremo in quella sede approfondire alcuni aspetti che sono stati solo toccati marginalmente adesso. Sapegno, poi Ernesto Buonaiuti, perché mi piace il molto. Il 17 male. Settembre avremo un incontro su Ernesto Buonaiuti e poi riprenderemo a novembre con Cantimori per quanto riguarda questo ciclo. Prego Nicola. Niente, concludo con una risposta alla domanda di Elisa che è certamente molto pertinente, molto opportuna, perché in effetti quello che lei ha sottolineato è un elemento di divaricazione tra la posizione di Cantimori e quella non solo di Bottai, ma del resto del gruppo bottaiano che io purtroppo ho mancato di evidenziare nel mio volume e invece, ecco, se ti avessi conosciuta prima, diciamo, sarei riuscito a colmare questa lacuna, perché in effetti la simpatia di Cantimori per la sinistra nazionalsocialista, per i fratelli Strasser, negli interventi di Bottai e degli altri suoi collaboratori non compare. Quindi questo è sicuramente un elemento di differenziazione piuttosto importante che io avrei fatto bene a evidenziare nel lavoro e quindi ti ringrazio comunque per avermelo fatto notare. Ecco. E per il resto, diciamo, non ho altre notazioni, mi fermerei qui, ecco. Allora, abbiamo finito Posso solo prego, una... Prego. Solo, no, che non volevo sottolineare una lacuna del volume, diciamo, non era quello il... Era proprio cioè una domanda per sapere se avevi riscontrato questa cosa, non perché non è nel volume, in realtà... Ho pensato al tuo altro volume, mi è venuto in mente pensando a quello più che a questo, quindi ecco, solo per dire che non era una... Ma... Tranquilla, me ne stavo assumendo io personalmente la responsabilità e ci mancherebbe non sentirti, come dire, chiamata in causa, ci mancherebbe, anzi comunque ti ringrazio perché la considerazione era molto opportuna, ecco, io non l'avevo colta e diciamo, riflettendoci mi sembra
una notazione di cui tener conto. Ecco. Grazie. Ringrazio. Allora io chiuderei qui ricordando il prossimo evento che avremo il 7 settembre su Natalino Sapegno. E ringrazio tutti quanti, il professor Parlato, Elisa D'Annibale, Fabrizio Morebianco e Nicola D'Elia, l'autore del libro. E ci diamo appuntamento per la prossima volta. Buonasera a tutti.